Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il riassunto degli ottavi di finale di Champions League. Ottavi di finale che hanno visto passare ben tre inglesi, due tedesche, una spagnola, una francese e zero italiane. Ah, è una portoghese, li mortacci loro. E adesso andiamo ad analizzare tutti, andiamo ad analizzare anche Juve Porto, perché non sono bastati tre video, ma devo ribadire alcuni concetti che sono secondo me importanti. Come sempre ringrazio il buon Antonio per le pixart, il mio designer, insomma non ci prendiamo in chiacchiere, partiamo subito col video, vamo ragazzi! Partiamo dal Borussia Dortmund che con due doppiette di Haaland riesce ad annientare il Siviglia, sia all'andata che al ritorno. Alla fine passano semplicemente per un gol, eh? Siviglia che è trascinata dal solito El Nesri, come cazzo si pronuncia? Allora riescono comunque a mettere in difficoltà il Borussia Dortmund, che è trascinata da Haaland, un ragazzino preso dal Salisburgo, ragazzi, per rispondere, insomma, fatemi sapere se siete d'accordo con me, a chi diceva magari le squadre, tu non puoi essere trascinato da Chiesa, è un giovane che hai preso dalla Fiorentina. Ragazzi, i campioni escono fuori così, con tutto rispetto, magari l'anno prossimo Haaland smette di segnare, ma questo non è un discorso da fare. Comunque Borussia Dortmund che si ritrova ai quarti di finale, meritatamente, sono una realtà veramente in crescita, anche se in campionato stanno facendo male. Gli errori in Champions li paghi. Juventus che paga gli errori, ragazzi, non si è dimostrata inferiore al Porto. Potete dire tutto quello che volete, che la Juve avrebbe potuto giocare meglio, che la Juve doveva essere ben delineata e tutto, però ragazzi, la Juve in quella partita aveva tanti infortuni, Arthur non era al 100%, McKennie non era al 100%, Dybala era fuori, Chiellini e De Ligt non erano al 100%, ragazzi, Bentancur era fuori per Covid, insomma avevamo infortuni veramente ovunque e Danilo era squalificato. Con questo non voglio sicuramente, ragazzi, cercare attenuanti, sia chiaro questo. Però insomma, in qualche modo la sfiga si è fatta sentire. E soprattutto, ragazzi, tra andata e ritorno abbiamo fatto 4 gol veri, 2 con i cross e 2 per vie centrali, ma 4 gol veri di calcio giocato. Il Porto ha fatto 4 gol, uno sul rigore, 2 per errori di Demiral e Bentancur e l'altro sulla punizione, l'errore di Ronaldo. Cioè, voglio capire, fatemi capire, ragazzi, alla fine siamo usciti per questo, sinceramente, per degli errori individuali di Demiral, di Bentancur, di Ronaldo. Ma non è che sia stato proprio un disastro. L'anno scorso magari con l'Ajax si poteva permettere di dare ragioni, anche se lì mezza squadra fuori ce l'abbiamo sempre avuta. Però insomma non mi sembra tutto questo disastro, sinceramente, poi fatemi sapere come la pensate. Andando ad analizzare invece la Dea, un'altra italiana, e sinceramente toglietemi quel rosso e poi vediamo come finisce. Io sono convinto che l'Atalanta senza quel rosso all'80% avrebbe passato il turno con il Real Madrid. È inutile dire all'Atalanta in Italia fa 5-6 gol a tutti, poi con il Madrid non si è fatto sentire. Ragazzi, al Bernabeu è sempre molto molto difficile farsi sentire, sinceramente. In casa loro si sono fatti valere, ma poverini, in 10 uomini come cazzo facevano? Questo è il vero problema, almeno secondo il mio modo di vedere, ragazzi. Poi fatemi sapere come la pensate, ma secondo me la Dea senza quell'espulsione avrebbe per me passato il turno, perché comunque alla fine il DNA europeo ce l'ha avuto con Real Madrid, se l'è giocata con il PSG, se l'è giocata fino all'89esimo, erano avanti. Valencia l'hanno fatta fuori. Passando invece alla prossima partita, passando al PSG appunto, PSG che si vendica di ciò che hanno subito, se non erro 3 anni fa dal Barcellona, 4 anni fa, la rimonta storica del Barcellona 6-1. Si vendicano, gliene fanno 4 in casa loro e poi comunque a casa parigina finisce 1-1 con l'orgoglio blaugrana. Diciamo che il Barcellona, nonostante sia in un periodo storico comunque difficile, dove Messi potrebbe andare via, dove Messi potrebbe aver giocato la sua ultima Champions League con la maglia del Barcellona, magari l'anno prossimo lo giocherà proprio con la maglia del Paris, non si sa, ritrovando Neymar. Però insomma ha dimostrato di essere una squadra molto molto forte, il Paris Saint-Germain ha vinto perché sono forti anche loro, penso che sia evidente questo. Il Barcellona avesse incontrato una squadra più debole, secondo me l'avrebbe fatta fuori, come il Bayern ha fatto fuori la Lazio che comunque ne esce a testa alta, tornate e ritorno hanno fatto tanti errori individuali, hanno subito gol anche per degli errori individuali, giustamente, però insomma tutto sommato non hanno fatto male figura, considerato che tornate e ritorno Lewandowski gli ha fatto gol bene o male sul rigore, comunque 2 gol glieli hanno fatti, quindi tanta mala figura secondo me la Lazio non l'ha fatta. In casa Bayern hanno perso solamente per motivo di dire 2-1, quindi insomma una buona figura l'hanno fatta, ma il Bayern è veramente imbattibile. Passando alla prossima partita da analizzare, ragazzi, andiamo ad analizzare il problema Europa per l'Atletico Madrid, che sono praticamente, se non erro, 5 anni che non riesce ad arrivare neanche in semifinale, ma veramente l'Atletico ultimamente in Champions sta facendo cagare.
quando incontra Chelsea e Roma ai gironi è uscita ai gironi, l'anno dopo è uscita praticamente agli ottavi con la Juventus, l'anno dopo ancora batte il Liverpool agli ottavi, Liverpool campione in carica, ma poi ai quarti escono con il Lipsia, quindi insomma c'è un po' il problema in Europa per il ciolismo, cioè insomma così come c'è la Juve, permettete di dire anche alle altre, anche se il Chelsea secondo me si dimostra di essere più forte perché ha comprato veramente giocatori da Europa, poi in campionato va a fatica ma ha comprato veramente giocatori d'Europa, Europa che si fa sentire la mentalità d'Europa del Liverpool, ragazzi, la mentalità d'Europa si fa sentire perché il Lipsia gioca meglio ultimamente del Liverpool. Liverpool che è in crisi in Premier, ma qui Premier non c'è, qui siamo in Champions e Liverpool ultimamente in Champions sta facendo molto molto bene, finale nel 2018, vittoria nel 2019, l'anno scorso è uscita agli ottavi ma comunque è uscita veramente per un pelo secondo me, ragazzi, nonostante il risultato possa dire tutt'altro. E nonostante Lipsia esce a testa alta e Liverpool si dimostra superiore, riesce a passare il turno andando nei quarti. Pratica archiviata anche per l'altra inglese, una delle tre inglesi che è passata. La terza consecutiva che dobbiamo analizzare, per il City doveva essere semplicemente una pratica, quella del Borussia Mönchengladbach. Questo fa capire quanto il livello di italiano è veramente basso, perché la Juve nel 2016 ha fatto due pareggi, anche se la Juve del 2016 non è la Juve di ora, ha fatto due pareggi, l'Inter comunque non è che abbia fatto granché sinceramente col Mönchengladbach, anzi con lo Shakhtar peggio ancora. Però insomma per il City deve essere semplicemente una pratica da archiviare, così è stato. Gundogan si conferma il goleador di questa squadra. E insomma il City si candida a una delle pretendenti per questa Champions League insieme a Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monisport07 è tutto. Ringrazio ancora Buon Antonio per le clip e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!